Immagini che vi giungono da Capodarco, frazione di Fermo, una località dove ogni anno si svolge una importante manifestazione ciclistica a cui partecipano corridori, è proprio il caso di dirlo, provenienti da tutto il mondo. Adesso a voi la parola, 42 squadre, noi abbiamo fatto centro, adesso noi come organizzatori, ma più che altro hanno fatto centro i corridori veramente grandi, 13 squadre straniere, tutte le più forti italiane, siamo contentissimi e viva il ciclismo! Sì, abbiamo una squadra molto forte, cercheremo di stare uniti nel circuito iniziale sul lungomare e poi andremo a sentire quelle che sono le sensazioni in salita. So che è una gara molto dura, ma abbiamo un'ottima squadra e quindi cercheremo di fare il meglio quest'oggi. È una delle gare più importanti, forse la più importante del calendario italiano, è un onore portare questa maglia qui e cercheremo di fare il nostro meglio come sempre. E avete sentito le voci di alcuni personaggi importanti per quanto riguarda la 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco Memorial Fabio Casartelli, una salita, quella che porta a Capodarco, che vuole così ricordare il campione olimpico di Barcellona 92 che su questo traguardo giunse primo nel 1991. E sono i genitori di Fabio Casartelli che rendono omaggio alla stele perenne intitolata appunto a Fabio Casartelli. Un momento particolare naturalmente riconosciuto da tutti con un grandissimo e caloroso applauso a cui naturalmente hanno partecipato oltre che Adriano Spinozzi e Gaetano Gazzoli, che vedete con la maglia gialla del gruppo ciclistico Capodarco, anche le varie autorità presenti quest'oggi proprio lì alla partenza. C'è anche Don Vinicio, lui è il titolare, il reggente di questo istituto di recupero che c'è proprio a Capodarco. E naturalmente non potevano mancare due personaggi importantissimi per quanto riguarda il ciclismo delle Marche, cioè Luca Panichi e Marina Romoli, che non potevano mancare quest'oggi alla partenza e non solo del Gran Premio di Capodarco, così come non potevano mancare i due campioni italiani in carica, Simone Sterbini, under 23, e il corridore torinese Davide Pacchiardo. Entrambi corrono per la Pala Fenice e vengono premiati appunto dai due promotori di questa iniziativa, da Adriano Spinozzi e Gaetano Gazzoli. Siamo a questo punto a pochi minuti, a pochi istanti dalla partenza dell'appuntamento più importante, così dicono gli organizzatori, ma noi non vogliamo essere da meno, dell'intera stagione ciclista, sicuramente quella più apprezzata, vuoi anche per la data di effettuazione del 16 agosto, un momento di ferie, quindi tanti appassionati che si trovano a villeggiare nelle Marche o nella Bassa Romagna convergono qui a Capodarco per assistere a quello spettacolo ciclistico che è rappresentato proprio da questa importante gara. Una corsa che parte con la prima discesa sulla strada, praticamente, che poi verrà sempre affrontata in salita dagli atleti, un tracciato particolarmente duro, potremmo dire, anche se vede nella prima parte ben 5 giri, tutti in riva al mare, nelle località di Lido di Fermo, Porto San Giorgio e San Michele. Un circuito di 10 km e 500 metri, come abbiamo detto, da ripetere 5 volte. Poi ci sarà invece il debutto, chiamiamolo così, delle difficoltà di questo Gran Premio di Capodarco, così come sempre avvenuto nel passato, una salita che porta su alla località dove ci sarà l'arrivo, da ripetere ben 8 volte, compreso appunto l'ultima, quella che assegnerà il titolo di vincitore della corsa. C'è un momento di promozione turistica e anche locale proprio davanti a un'azienda vinicola e poi il via, e da qui iniziano le ostilità. Abbiamo detto 5 giri di 10 km
che caratterizzano la parte iniziale di questa corsa che potremmo dire ha scritto in parte la storia del ciclismo dilettantistico italiano. Sono 42, abbiamo sentito le squadre presenti, 200 gli atleti che daranno vita a questa giornata di sport intensissima sulle rive del mare Adriatico nelle Marche. Abbiamo visto con il numero 73 corridore Mirko Gorio della Gavardo Tecnomont, squadra lombarda che ha giovani interessanti, Mirko è del 92. Un primo piano doveroso alle Miss che poi al termine naturalmente consegneranno i fiori ai primi arrivati di questa importante corsa. Abbiamo detto una gara che ha scritto in parte la storia. Qui hanno gareggiato atleti di primissimo piano, Pantani, Popovic, Scarponi e Fabio Casartelli, abbiamo detto vincitore nel 1991, ma ha gareggiato anche Ivan Gotti, lo ha fatto nel 1989 e è giunto sul traguardo quarto. Molti gli ospiti che sono venuti qui a Capodarco, tra questi Gianni Bugno, e non possiamo dimenticare anche il grande toscano Cipollini. Intanto vedete che in testa si muovono alcuni corridori con il 215. Abbiamo visto lo svizzero Lars Schieder, con lui anche Manuel Gadai, l'argentino in maglia bianco-azzurra a strisce, classe 1993, e anche il colombiano Daniel Rozzo, classe 1992. Ma attenzione, perché a questo punto l'osservazione ci porta appunto a prendere in considerazione questo tentativo di attacco del numero 305 Moreno Giampaolo, classe 91 della Vega, una squadra marchigiana, e con il numero 53 Giulio Ciccone, classe 94, quindi un atleta secondo anno, corridore che viene dall'Abruzzo ma che nella realtà gareggia per la Lombarda Colpack. Sui due si portano tre corridori, Andrea Vacchier della Marchiolla, Gianni Moscon della Zalf e Forrando Gaviria della Columbia. E poi via via ecco arrivare sotto altri atleti, Lorenzo Di Remigio della Trevigiani e Giacomo Berlato della Zalf. Insomma, un gruppetto abbastanza nutrito a cui si sono aggiunti Nicola Bagioli della Gallina, il corridore bergamasco Diego Brasi, Vadim Galeyer del Kazakistan, Davide Gaburro della Gallina Colosio e Redia Lilai, albanese della Named Ferroli. Alle loro spalle vedete tutta la squadra australiana, la gran completo, a tirare e cercare di chiudere il buco. Una squadra che ha come sede sportiva l'Italia, la provincia di Varese, che è composta da Harry Carpenter, Alexander Clemembe, Jack Haig, Samuel Spoke e Robert Power. Robert Power è il vincitore delle ultime due corse a carattere internazionale che si sono svolte in Italia, e cioè la gara di Poggiana e quella di Briga Novarese. E vedete che qui la gara in questo momento inizia per la prima volta la salita verso Capodarco, e vediamo appunto la composizione: Brasi e Sannino della Palafenice, Di Remigio della MG Capavis Trevigiani, Tonelli e Moscon della Zalf, Vacchier della Marchiolla, Ciccone della Colpack, Locatelli della Viris, Bagioli della Gallina, Lopez, Rosso e Gaviria della Columbia, Giampaolo della Vega, Gaglio e Gaburro degli Agallina, Alilai della Named e Galeyer del Kazakistan. Ma sicuramente i più attenti di voi hanno notato che di fatto si è movimentata la corsa alle spalle dei Battistrada, soprattutto per merito dei corridori australiani, e oseremmo dire anche per merito di Jack Haig, che è riuscito a portare sotto praticamente tutto il gruppo. Quindi si comincia a pedalare quando la gara transita
nel muro, sul muro che porta poi al traguardo. Questa è la parte più difficile di tutta la corsa, un luogo dove moltissime persone si danno appuntamento per assistere a questo passaggio che sembra proprio di stare in Belgio, e vedete che di fatto la salita è particolarmente dura, non c'è da dire. Abbiamo riconosciuto anche il nostro amico Luca Chirico della Trevigiani, che si è in pratica classificato terzo proprio recentemente sulle strade venete a Poggiana, per l'esattezza gara, come abbiamo già detto in precedenza, conquistata da Robert Power, corridore che al primo anno nella categoria e ha già dimostrato tutte le sue qualità. Quello che vedete invece è il suo compagno di squadra Jack Haig, che proprio al passaggio sotto lo striscione d'arrivo ha preso il largo, almeno sta guadagnando qualche metro, ma il suo compito inevitabilmente è quello di fare selezione, e così è stato. Avete visto, con il numero 19, pardon, alle sue spalle Gianni Moscon, classe 94 della ZALF. Poi avete sicuramente riconosciuto la sagoma di Giulio Ciccone, classe 94 della Colpac, atleta che nonostante sia ancora giovanissimo ha già dimostrato ai propri dirigenti le proprie qualità. Quindi in fuga sono Moreno Giampaolo della Vega, classe 91, Gianni Moscon della ZALF con il suo compagno di squadra Alessandro Tonelli, poi Robert Power, Jack Haig e Giulio Ciccone, a cui si stanno per accodare, come vedete, altri atleti. Quindi una fase ancora, potremmo dire, interlocutoria di questa 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco. Abbiamo detto che molti sono stati i corridori che hanno conquistato la vittoria e poi sono passati tra i professionisti, e potremmo ricordare nell'82 Tullio Cortinovis, nell'83 Giuseppe Cavallaro, nell'86 Marcello Siboni, poi Paolo Lanfranchi, Davide Bramato, il bergamasco Belli secondo Ivan Gotti, nel 91 Fabio Casartelli, nel 92 Marco Milesi, a seguire Roberto Pistori, Giancarlo Dominguez, Paolo Valotti, Gianluca Valotti, oggi direttore sportivo della Colpac, sta guidando alla grande, potremmo dire, Giulio Ciccone, poi Massimo Codolla, Giorgio Feliziani, Milan Cadlec, Massimiliano Martella, Alessandro Delfatti, Antonio Quadrante. Nel 2003 e nel 2004 doppietta di Moses Aldape Chavez, correva allora per la Bayern Gas, poi a seguire Fernando Herrero Gutierrez, Marco Bandiera, Mikolevic, Peter Knaug, corridore inglese che gareggia oggi tra i professionisti, poi Salvatore Mancuso, Enrico Battaglin, Mattia Cattaneo, Gianfranco Ziglioli e Matteo Busato. Questi i vincitori del Gran Premio di Capodarco, e sicuramente a voi che ci ascoltate qualche nome di questi atleti risulterà essere familiare, ma con la selezione delle immagini, la nostra chiaramente è una sintesi, siamo ad osservare l'ultima salita verso il traguardo. Vedete che c'è in testa un gruppetto che ha mantenuto le pedine più importanti e più volte nominate lì davanti, e a farla da padrone, potremmo dirlo così, sono i ragazzi dell'Australia. Li avete visti, siano Haig e Robert Power, li vediamo rispettivamente in seconda ed in quinta posizione, perdono, in penultima posizione, ma attenzione perché fanno parte di questo gruppetto, come abbiamo detto, anche corridori che vanno particolarmente bene in salita. Vedete di fatto Vacher in procinto di passare definitivamente tra i professionisti, ormai questo gruppetto ha fatto il vuoto, alle loro spalle gli inseguitori sono sì lì a pochi metri, è il caso di dirlo, ma c'è ancora da affrontare un lungo tratto in salita prima di entrare in quello che sarà
il vero e proprio muro di Capodarco. Ad inseguire in testa Stefano Nardelli della Gavardo, vedete che ormai i fuggitivi sono lì nel mirino di questi atleti, presente in questo gruppo anche un corridore della nazionale tedesca, Emanuel Buchmann, classe 1992, ma abbiamo riconosciuto anche Davide Gabburro, classe 93 della Gallina Colosio. Vedete che ormai il vantaggio dei 7 di testa, degli 8 di testa è minimo e a questo punto parte in contropiede Jack Haig, corridore della nazionale australiana, guadagna qualche metro di vantaggio su quelli che erano i suoi compagni di fuga, ma crediamo che a questo punto sia proprio in atto un grande gioco di squadra tra i due nazionali dell'Australia. Jack Haig in testa in questo momento con una quindicina di metri di vantaggio su Gianni Moscone, il suo compagno di squadra Robert Power e l'alto Zalf Alessandro Tonelli. Quindi ancora tutta, potremmo dire, da decidere questa 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco. Qualcuno dice vero e proprio mondiale d'agosto, e la partecipazione non solo numerica ma anche qualitativa la dice grossa per questo titolo di cui gli organizzatori si sono fatti propri. Ecco che Haig si volta, ha in un certo senso esaurito il suo ruolo, vedete, ora va a propiziare lo scatto del suo compagno di squadra e lo protegge, si mette tra Power e il corridore della Zalf Gianni Moscon. Con le immagini dall'alto possiamo vedere benissimo quello che sta succedendo, i tre a questo punto hanno guadagnato una manciata di metri nei confronti dei più immediati inseguitori, riconosciamo la maglia di Giulio Ciccone e quella di Moreno Giampaolo, e vedete che è proprio Power che inizia il muro, alle sue spalle Moscon che stenta a tenere il passo, in terza posizione Haig, poi Ciccone, il campano Giustino, e qui siamo ormai all'ingresso dell'ultimo rettilineo per il corridore australiano Robert Power, la terza vittoria di fila in gare importanti qui in Italia, e ricordiamolo, è giusto ricordarlo, che lui è un atleta al primo anno. A 8 secondi Gianni Moscon della Zalf Aeromobil Désiré, poi volata a favore di Moreno Giampaolo davanti all'australiano Jack Haig, Giulio Ciccone, Gennaro Giustino, Emanuel Buchmann, corridore tedesco, giunge a 28 secondi dal vincitore precedendo Alessandro Tonelli, eccolo qui che ha ragione di Andrea Vacchier e di Marco Bernardinetti della ciclistica Malmantina. Robert, questa è una delle vittorie più importanti della tua carriera. Sì, e devo dire grazie soltanto al mio compagno che è stato bravissimo, mi ha portato in carrozza fino alla salita finale, non ho avuto niente da cui preoccuparmi perché lui era lì in testa a fare il ritmo. Haig, quanto hai lavorato oggi? Ho lavorato tanto ma sono contento perché sapevo che con Robert nella salita finale eravamo al sicuro, quindi ho lavorato molto per tenere il gruppo dietro alle spalle a distanza di sicurezza perché con lui in salita sapevo che avremmo vinto, questo ragazzo è fortissimo. Robert, cosa farai adesso? Continuerai a vincere o ti fermerai? Potete scommetterci, questo ragazzo continuerà a vincere. Sì, dai, cercheremo di fare il meglio, abbiamo ancora altri importanti appuntamenti, ci stiamo allenando molto e speriamo di fare ottimi risultati. E i primi a festeggiare sul palco sono Adriano Spinozzi e Gaetano Gazzoli, le vere anime di questa corsa, ci mettono grande passione e cuore per organizzare questa manifestazione che è, come abbiamo detto, tra le più importanti in Italia e perché no, forse anche nel mondo. Primo assoluto di questa corsa un ragazzo di grandi speranze, Robert Power, che ha coperto i 180 km in programma in 4 ore 21, la media di 41 e 284. Secondo Gianni Moscon, terzo Moreno Giampaolo. Fa piacere
nei momenti soprattutto di crisi e di difficoltà, vedere momenti di grande relax e anche di grande egoismo. Grande pubblico, un pubblico delle grandi occasioni, un pubblico veramente appassionato di ciclismo, si sentiva solo ad applaudire, fare gli urli e incitare i corridori. Corridori di tutto il mondo sono venuti, è andato il vincitore in Australia, ma sono stati tutti 200 vincitori. E avete sentito le parole soddisfatte di Don Vinicio, della comunità di Capodatto, e di Gaetano Gazzoli, anima, come abbiamo detto, di questa manifestazione. Doveroso ringraziamento a Christian Bon che ci ha fornito queste stupende immagini, su cui vi salutiamo. Da Capodarco è veramente tutto.